Ciao a tutti! Come avete visto dal titolo, oggi mi occupo di un argomento a cui vi ho un pochino accennato nei video precedenti e che ho notato che ha suscitato un certo interesse in alcuni di voi, leggendo i vari commenti ai miei video, ovvero parliamo di rilettura di libri. So che questo è un argomento che divide tantissimo i lettori e penso che il rapporto col fatto di rileggere o meno dei libri nell'arco della vita sia una cosa estremamente personale. Cioè, penso che ogni lettore viva in modo diverso questa problematica. Di cosa parliamo? L'avete capito? Parliamo del fatto di scegliere se rileggere o meno dei libri che sono già stati letti. Ci sono dei forti rilettori, tra i forti lettori, scusate il gioco di parole, ci sono persone che rileggono il proprio libro preferito o i propri libri preferiti o quelli che nella vita li hanno segnati di più, anche a cadenza regolare. Nell'arco di una vita anche 7-8 volte. E poi ci sono gli intransigenti, ovvero coloro che non rileggono mai più un libro che hanno letto. Io sono stata sempre più vicina a questo secondo gruppo rispetto che al primo, per svariati motivi. Io i libri che ho riletto li posso contare sulle dita di una mano. Diciamo che ho riletto per scelta mia personale perché la mia ansia, proprio di ansia si può parlare, è sempre stata quella del pensare che ci sono talmente tanti libri che io avrei voglia di leggere che rileggere un libro già letto mi è sempre parsa una perdita di tempo. Ma non perché non ritenessi che un determinato libro avesse tutta la dignità per essere riletto. Calcolate che appunto io ho riletto 3 o 4 libri, magari uno 3 volte e gli altri 2 volte nella mia vita, ma sono decine, forse centinaia i libri che ho letto che varrebbe la pena di rileggere, secondo me, ovviamente. Ma l'ansia che attanaglia qualsiasi forte lettore è sempre quella del non ho tempo, la vita è breve e i titoli che ho da leggere sono tantissimi, quelli che vorrei acquistare e che vorrei leggere sono tantissimi. Come faccio? Faccio che non faccio, ovvero sono giunta ad una consapevolezza per svariate ragioni che adesso vi elenco. Che io non leggerò mai, mai tutti i libri che io vorrei leggere. Ovviamente non leggerò mai, nessuno al mondo leggerà mai tutto lo scibile umano, ma io credo fortemente che nessun lettore al mondo leggerà mai tutti i libri che vuole leggere nell'arco di una vita. Uno, perché la vita è imprevedibile, e due, perché i nostri desideri aumentano e non diminuiscono. Non esauriremo mai le innumerevoli liste che ogni lettore si fa in merito alla lettura. Giunta a questa consapevolezza, ho approcciato dentro di me in modo diverso tutto il tema rilettura. Fondamentalmente sono stati due fattori contingenti che mi hanno fatto rivedere questo mio pensiero un po' intransigente che avevo prima. Il primo dipende dal fatto che ormai non ve lo dico più, ma dobbiamo fare lavoro in casa, quindi io ho praticamente ribaltato tutte le librerie. Ho avuto la possibilità di avere in mano dei libri che io ho letto anche 20 anni fa e di cui non mi ricordavo più nulla. Di alcuni di questi però avevo ancora fortissima una sensazione, un'emozione ancora forte che mi provocavano. Tenendo in mano un libro ho avuto spesso il ricordo, anzi sempre direi, il ricordo del momento in cui stavo leggendo quel libro, del periodo in cui lo leggevo. La mia memoria non ha mai cancellato l'esperienza di lettura, ma magari ha cancellato, molto banalmente, le trame, i nomi dei personaggi, ma questo è il meno. A volte ha cancellato il senso, il significato profondo di quel libro.
Se avete 30 anni, forse farete fatica a crederlo, ma vi assicuro che con il tempo, anche un libro che in un particolare momento della vostra vita vi ha profondamente segnate, rischiate di dimenticarlo. E questo, e giungere a questa conclusione è quasi angosciante. Perché uno si potrebbe anche chiedere allora perché leggere? Cioè l'esperienza della lettura si ferma nel momento in cui il libro l'avete letto, lo ricordate ancora e poi quel libro non è più in voi? Oppure ha un senso leggere un libro? Io credo che abbia sempre un senso leggere un libro perché un libro che è stato importante nella vostra vita vi ha sicuramente dato qualcosa. Oltre la conoscenza ovviamente è la prima cosa che vi regala la lettura, ma è anche, se vo vo volendola, più effimera, almeno la conoscenza più superficiale. Quello che vi lascia un libro alla lunga, anche se lo dimenticate, è qualcosa di più profondo, magari altri tipi di conoscenze, magari un libro può avervi aiutato a conoscere voi stesse, a conoscere un modo di approcciare la vita, un sentimento, un pensiero, un modo di riflettere o anche solo una corrente letteraria, magari vi ha portato a voler esplorare un mondo letterario, un autore, più autori, può avervi aiutato a superare un periodo difficile, può avervi dato il metodo, quel tipo di lettura per superare dei momenti particolari nella vostra vita, può avervi creato un gusto estetico. Ma non solo, può aver contribuito a così a creare la vostra scala di valori, può avervi regalato un senso civico, può avervi aiutato a mettervi in relazione alle persone, agli altri, a temi enormi come la guerra, la fame, il razzismo. Sono mille, mila le cose che potete trarre dalla lettura di un libro che anche vi siete scordate completamente. Ci sono dei libri che io avevo dimenticato di avere letto proprio. Quindi sì, leggere ha sempre un senso, anche se un libro si dimentica. Perché quindi rileggere un libro e come fare a decidere cosa rileggere? Allora, innanzitutto vedrete poi una lista, vedrete dei libri di cui vi parlerò e per ognuno vi dirò qual è la motivazione che mi ha indotto a rileggere questi libri. Sono motivazioni diverse, credo che non esista una motivazione unica per rileggere qualcosa. Ogni libro vi chiama a sé anche per la seconda o la terza volta per vari motivi. Il limite che a me rimane per quanto riguarda la rilettura è ricordarmi bene ancora molto quel libro, cioè io non riuscirò mai a leggere più volte il mio libro preferito, non so, una volta l'anno. Se io me lo ricordo benissimo, non credo che riuscirei a leggere un libro. Quindi di base deve essere qualcosa che ricordo che mi abbia lasciato una sensazione molto positiva. Ma che ho dimenticato, non sono in grado di rileggere cose che mi ricordo ancora. Inoltre, tanti di questi libri ho deciso di rileggerli perché li ho letti in un'età e con una consapevolezza di me, della vita, del mondo molto diversa da quella che ho ora. Capita spessissimo, specie ai lettori voraci, che diventano lettori voraci in adolescenza, di accostarsi a dei testi che non sono adatti magari a quel momento della loro vita, non perché siano necessariamente troppo difficili o perché quella persona non abbia gli strumenti per comprenderli, ma perché semplicemente magari non ha conoscenze, diciamo, che contestualizzino quello che sta leggendo, è meno smaliziato, ha meno conoscenza dell'essere umano, ha meno conoscenza anche a livello culturale di altre cose che possono aiutarlo a comprendere meglio quel testo.
Il lettore giovane vorace è una specie meravigliosa, però ovviamente si mangia i libri e magari li assimila poco. Quindi, specialmente a chi ha letto tanto in gioventù, capita questa cosa, è abbastanza frequente. Io sono molto molto contenta di essermi fatta una rosa di titoli che voglio rileggere e affronto questo tipo di lettura con lo stesso entusiasmo con cui affronto una lettura nuova, anzi forse di più, perché ho tantissima voglia di capire se avrò le stesse sensazioni che ho avuto in passato, se ci saranno grosse differenze interpretative, diciamo, della mia esperienza di lettura o della lettura stessa a distanza di così tanti anni. Ma ora comincio a farvi vedere i primi libri che mi sono messa davanti da leggere. Non ho voluto esagerare, credo che li potrei rileggere nell'arco di tutto il 2021. Poi magari ce ne saranno altri, magari verranno sostituiti da altri, alcuni di questi. Ma nel tempo ho intenzione di andare a spiluccare nella mia libreria dei titoli da rileggere, perché è come se alla fine i libri che posso leggere raddoppiassero ed è una cosa meravigliosa, è una specie di shopping dalle mie scorte anche per quanto riguarda la lettura. Partiamo dal primo, che è quello che ho in rilettura proprio ora. E si tratta di un libro di Philip Roth, Il complotto contro l'America. Io questo lo lessi appena uscì, è un libro del 2004, è ancora edito in Audi, ma ha una copertina diversa. Questo era il primo super corallo in cui uscì questo libro. Io di Roth, oltre a questo, sempre in quel periodo, ho sposato un comunista, ma i vari, la macchia umana, la pastorale americana e così via, non li ho ancora letti. Cosa è successo? Che mi è venuta tantissimo voglia di riprendere in mano questo scrittore e io in casa ho solo questo libro perché ho sposato un comunista, mi era stato prestato. Mettiamoci anche che è uscita una serie televisiva alla fine di quest'estate, se non mi sbaglio, una miniserie da 4 puntate, se non erro, tratta da questo libro che io vorrei vedere perché dicono essere molto bella. Allora ho colto la palla al balzo e ho deciso di rileggerlo. Io di questo libro ricordavo solo praticamente la sinossi, quello che leggete qui dietro, ma io ora sono arrivata a metà e quello che sto traendo dalla lettura di questo libro è qualcosa di veramente più profondo. E credo davvero di averlo capito un po' meglio ora rispetto a quando lo lessi allora. Di cosa parla questo libro? Si tratta di un libro di fantapolitica fondamentalmente, e si immagina che vengano vinte nel 1940 le elezioni presidenziali negli Stati Uniti da Lindbergh, Charles Lindbergh, il famoso aviatore simpatizzante col nazismo, e che quindi lui non entri in guerra, nella seconda guerra mondiale, ma faccia un patto con Hitler e con le potenze dell'asse di non belligeranza e di cooperazione in qualche modo. Il racconto è il racconto di una famiglia di Newark, nel New Jersey, la famiglia Roth, composta da padre e madre, due figli, un adolescente e un bambino di 8 anni che è la voce narrante del libro, che si chiama, guarda caso, Philip Roth. E poi di tutte le persone che sono a loro vicine. Si tratta di una famiglia ebrea, che quindi vive sulla propria pelle in maniera molto personale questi eventi. E poi ci sarà una zia molto particolare, personaggi limitrofi alla famiglia che comunque saranno molto importanti. La cosa più bella di questo libro è che gli eventi, diciamo, politici sono molto ben descritti. Tra l'altro, qui dopo ho messo questo segnetto, diciamo le ultime 30-40 pagine, sono sempre scritte da Roth, e si tratta di un po' scritto che riguarda diciamo, le fonti storiche da cui ha tratto quello che ha scritto in merito ai personaggi veri di cui parla in questo libro, anche se il libro è totalmente di fantasia ovviamente, e quello che in realtà è successo per davvero. Quindi volendo potete anche andare a controllare, a verificare quello che è accaduto davvero rispetto a quello che Philip Roth si è immaginato, che in realtà è una sorta di sliding doors, perché
la possibilità che Lindbergh, che era veramente simpatizzante nazista, fosse candidato ed eletto come candidato repubblicano in quell'anno negli Stati Uniti c'è stata per davvero. Dicevo, gli eventi storici sono molto ben descritti, ma il libro è un libro familiare. Riesce a mantenere, cioè a far coesistere e in un certo senso a mischiare, a miscelare il grande tema della storia con il tema della famiglia e della formazione del bambino. La parte di formazione di questo bambino di 8 anni è meravigliosa in una maniera davvero egregia e credo questo di capirlo ora molto di più di quanto lo capii allora. Allora mi ricordo che fui attratta dalla lettura principalmente dalla parte di trama che riguardava la fantapolitica, ero molto attratta in quel periodo da questi temi, da argomenti politici, sociali, civici in generale, ed ero più focalizzata su questo che non sul romanzo in sé. Quindi sono contentissima di questa lettura, ovviamente ve ne parlerò poi meglio e ampiamente quando vi parlerò delle mie letture del mese di settembre. Un altro libro che forse è il primissimo che mi è venuto in mente da rileggere, anzi senza forse, è il primissimo che mi è venuto in mente da rileggere mentre tiravo fuori tutti i miei vecchi libri, è un mastodonte meraviglioso, ovvero Vita e destino di Vassily Grossman. Cioè, guardate la gigantezza di questo libro di Adelphi. Lo vedete, questa è l'edizione, quella non economica di Adelphi, di questo davanti. Guardate quanto è grande questo libro e si tratta di più di 700 pagine di romanzo. Io questo me lo ricordo benissimo, lo lessi intorno ai 21-22 anni. Ma di cosa parliamo? Parliamo di questo scrittore russo contemporaneo, che era anche se è deceduto, era un corrispondente di guerra per l'Unione Sovietica e parliamo dell'assedio dei nazisti a Stalingrado, cioè le vicende si svolgono in quel periodo di tempo, ma il romanzo è densissimo di personaggi, di avvenimenti e di riflessioni in generale sulla politica in senso molto molto ampio, ma anche molto personale. Riguardo ai personaggi, si parla di tradimenti, si parla di personaggi asserviti al potere, si parla di campi di concentramento nazisti come di campi di concentramento sovietici. Non si fanno sconti a nessuno in questo libro. Lo scrittore lo terminò nel 1960, ma nell'anno stesso in cui lo terminò era già questo romanzo sotto esame dall'Unione Sovietica e fu ordinato allo scrittore di distruggerlo. Per vicissitudini particolari, due copie di questo romanzo arrivarono in Svizzera e in Svizzera fu pubblicato per la prima volta, non mi ricordo in che anno. Fu pubblicato per la prima volta nel 1990 in una versione ridotta, diciamo. Poi fu ripubblicato in Europa, dopo che furono trovati degli appunti dello scrittore che lo completavano in un certo senso, e Adelphi si è occupato appunto della pubblicazione in Italia in versione integrale. Dovrebbe essere un romanzo importantissimo che ha anche dei richiami a Tolstoi, non solo nel titolo Vita e destino come guerra e pace, ma spesso è stato paragonato a guerra e pace sia per l'andamento, per la modalità di narrazione, per come sono affrontati i temi, sia per la struttura, nel senso che il libro è diviso tra il campo di battaglia, racconti del campo di battaglia e racconti della vita dei tantissimi personaggi, esattamente come in Guerra e Pace, che popolano questo romanzo. Non vedo l'ora di rileggerlo, non me lo ricordo per niente, non mi ricordo un personaggio, non mi ricordo nulla delle vite di nessuno di loro e questo è stato uno di quei libri che io ho bruciato quando ero più giovane perché
perché lo volevo leggere. È stato un atto di volontà, non un atto di piacere. È qualcosa che io non faccio più assolutamente, non mi impongo più nessuna lettura. Mi piacque allora, ricordo che mi piacque, ma ricordo anche che lo trovai pesante in alcuni punti, nonostante ci siano anche molti dialoghi di sapore dostoevskiano, assolutamente. Però ricordo che feci una certa fatica allora, ci misi molto tempo a leggerlo e mi bruciai l'esperienza, cioè io ormai non sono più la lettrice che si rovina un'esperienza di lettura, piuttosto tengo lì un libro anni prima di leggerlo, aspetto che arrivi il momento giusto, io questo ho desiderato ardentemente leggerlo e secondo me l'ho davvero rovinato. Io intendo iniziare il 2021 con la lettura di questo romanzo, anche perché ho deciso di dedicare gennaio alla lettura di romanzi che riguardano la Seconda Guerra Mondiale, i campi di concentramento, la questione ebraica, la Shoah, eccetera. E non vedo l'ora che arrivi gennaio. Poi, il libro che avete intravisto prima, super mega rovinato, è il libro che nella vita, al di là di YouTube, io ho più consigliato e più regalato e più prestato nella vita. Questo libro è passato di mano in mano non so quante volte, compreso al mio vecchio capoarea della banca, del mio primo impiego in banca, perché l'ho spammato in giro, a tutti. Vi dico solo che qui dentro, non so se lo leggete, c'è scritto a matita bellissimo in stampatello e non l'ho scritto io, l'ha scritto un amico a cui l'ho prestato, allora riconosco perfettamente la scrittura, che me lo restituì con questo commento. Allora, il libro è di Sandor Mara, I confessioni di un borghese. Non ne ho mai parlato su YouTube, ma qualcuna di voi sicuramente ha in mente questo titolo perché tutte le volte che qualcuna di voi mi consiglia Le Braci di Marai, io rispondo consigliando Confessioni di un borghese. Sandor Marai è famoso in Italia e in Europa in genere, soprattutto per il romanzo Le Braci. Ma io il primo Marai che lessi è stato lui. Tant'è che dopo questo ho letto Le Braci, ho letto Divorzio Buddha, ho letto La donna giusta, forse un altro, ma non mi ricordo. E nonostante abbia riconosciuto in quei libri dei bei libri, con punte di letteratura alta secondo me e da leggere, nessuno è stato come questo. Io credo che questo sia uno dei romanzi della mia vita e mi sembra incredibile di non avervene parlato fino ad ora. Sandor Marra scrisse a 34 anni un libro di memorie. Questo è un libro assolutamente autobiografico che per temi trattati, per i racconti che fa e per l'ambientazione è per forza il mio libro. Prende avvio dagli anni 20 del Novecento. Marai inizia, diciamo, questo libro come un romanzo di formazione, quindi parte a raccontare la sua vita dalla sua nascita nel suo paese d'origine e di tutti i suoi viaggi in quegli anni, quindi negli anni tra le due guerre, a Berlino principalmente, in una Berlino fastosa e festosa, eccessiva, la Berlino della Repubblica di Weimar, che è un periodo che a me interessa tantissimo e che prelude, precede la presa del potere di Hitler, ma parla anche di Parigi, delle sue storie d'amore in giro per il mondo, dell'Italia, della Germania in generale, e poi del suo ritorno a casa. Per trovare una terra, è un scrittore ungherese, quindi per trovare una terra post-rivoluzione russa. Quindi uno spirito, un sentimento e uno stile di vita molto diverso rispetto a quello che lui aveva vissuto in giro per il mondo. In più, e queste me le ricordo da Dio, ci sono delle splendide riflessioni sul lavoro dello scrittore, su cosa sia la scrittura, su cosa sia la lettura, su cosa sia il rapporto con il
i libri. Per me questo è un romanzo magnifico, una vetta elevatissima della letteratura europea, direi un classico moderno, e oserei dire che ovviamente lo consiglio a chi ama Murray, ma soprattutto lo consiglio a chi ha letto Murray e non l'ha amato, ma non ha letto questo. E in generale anche a chi non conosce assolutamente Murray, perché non assomiglia questo al resto della produzione di Sandor Murray. Cioè, lo scrittore è lui, quindi la bravura, le capacità di scrittura ci sono tutte in tutti i suoi romanzi, ma qui c'è molta più verità, più autenticità. A me piace Murray anche negli altri suoi scritti, ma ho sempre notato una specie di desiderio dimostrativo, non di capacità, le capacità le hanno bisogno di dimostrarle assolutamente, ma dimostrativo di tesi. Ho sempre visto nei personaggi un archetipo, diciamo, per veicolare dei messaggi. Io amo molto di più quando il messaggio esce da solo, dal racconto, dalla storia, da personaggi autentici. Qui c'è tantissima anima, c'è tantissima profondità, c'è l'uomo terreno, fallibile, ma anche l'uomo terreno che aspira al divino attraverso l'arte. E questo è un romanzo meraviglioso, dovete leggerlo assolutamente, io non vedo l'ora di rileggerlo. Cerchiamo di stringere un po' perché sennò non la finiamo più. Questo libro mi è capitato in mano per caso mentre facevo ordine. Si tratta di Andrew Sean Greer, La storia di un matrimonio. Andrew Sean Greer è quello che ha vinto è lo scrittore che ha vinto il Pulitzer un paio d'anni fa, se non mi sbaglio. Questo è un libro precedente. E si tratta del racconto di 6 mesi di matrimonio fatto dalla moglie di questa coppia. Che si fonda principalmente su una domanda, la domanda fondamentale secondo me nelle coppie di lungo corso. Conosciamo per davvero la persona che abbiamo vicino? Quali segreti ha in sé, veri o presunti? Questo è un libro con tanti accadimenti, nonostante sia diciamo un flusso di coscienza, non nel tipo di narrazione, ma nel senso che ci sono tanti pensieri di questa donna in merito al rapporto di coppia, ma c'è anche tanta storia, c'è anche tanta vicenda proprio, tanti avvenimenti e anche dei colpi di scena che assolutamente non ricordo, quindi sicuramente non mi è rovinata la lettura dal fatto di conoscere la trama, perché appunto la trama in sé non me la ricordo. Perché lo voglio rileggere? Uno, perché mi è tornato in mente, cioè avendo rivisto questo libro mi è tornato in mente il fatto del Pulitzer che ha vinto un paio d'anni fa, quindi mi ha incuriosito questo a rileggerlo. Inoltre perché io lo lessi quando non ero sposata. Non che sia necessario essere sposati per capire certe problematiche, ovviamente, ma visto che ora sono sposata da quasi 14 anni, sono più invogliata a vedere come percepisco ora determinate riflessioni che sono qui rispetto a come potevo percepirle allora. Poi, due romanzi che ho ricomprato, ma io li ho già letti, ma mi erano stati allora prestati e quindi li ho ricomprati, uno per averli in anzi, uno per rileggerli, due per averli in libreria. Il primo, su cui non mi dilungo assolutamente, è Dostoevsky, L'idiota. L'idiota, dopo Delitto e Castigo, è il mio romanzo preferito di Dostoevsky. Dostoevsky è stato uno scrittore, forse lo scrittore di cui ho letto di più in assoluto, ed è uno di quelli di cui mi innamorai in adolescenza e che lessi da molto molto giovane. Delitto e Castigo l'ho riletto nel tempo ed è quello di cui sento meno la necessità di una rilettura ora, ma L'idiota, che è il mio secondo preferito, di cui ricordo la figura del principe Mishkin come meravigliosa, i fratelli Karamazov, i demoni, le notti bianche, la mite, il giocatore, il sosia, sono tutti libri che ho letto di cui in realtà ricordo poco perché sono passati tantissimi anni e perché, ripeto, allora forse non avevo un sostrato mio personale che mi
aiutasse a comprendere a fondo questi libri. L'Idiota è il primo in assoluto da cui voglio partire. Tra l'altro, questa edizione Burre ha un saggio, diciamo una postfazione, un saggio e una nota alla traduzione di 150 pagine circa in fondo al libro. Quindi può essere anche molto d'aiuto per comprendere al meglio il testo, che comunque ha tanta trama, eh? È un bel mattone, ma ha tanta trama, e anche qui non vedo l'ora di rileggerlo. Poi ho ricomprato Il Grande Gatsby perché ho letto in aprile, se non mi sbaglio, o in maggio, Tenere la notte. Ho letto questo mese e ve ne parlerò alla fine del mese, Belli e dannati, e volevo rileggere Il Grande Gatsby, anche questo letto 1000 anni fa, prestato da altri, per finire la triade e poi leggere, che ho acquistato, la biografia di Fitzgerald e Zelda di Pietro Citati. È uno dei miei progetti di lettura che volevo portare a termine, quindi mi sono comprata anche lui. Riguardo invece alle letture che ho intenzione di fare nell'arco del mese della memoria, appunto, c'era anche la rilettura dell'Amico ritrovato di Ullman, che come tutti lessi alle medie, se non mi sbaglio, o i primi in quarta ginnasio, non mi ricordo, comunque lessi quando ero molto giovane. È un libro che viene fatto leggere tantissimo nelle scuole, giustamente, ma me lo ricordo poco. È un libro molto corto. Ho avuto la fortuna di imbattermi in questa edizione di Thea, che non contiene solo L'amico ritrovato, ma è la trilogia del ritorno, per cui c'è L'amico ritrovato, Un'anima non vile, Niente resurrezioni per favore, che è la trilogia dedicata da Ullman ai temi dell'antisemitismo all'interno nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e post Seconda Guerra Mondiale. Quindi contentissima di rileggere L'amico ritrovato e ovviamente di leggere i due romanzi che non ho letto. Un libro iper, super, mega vintage, Joe Steinbeck, La luna è tramontata. Anche qui parliamo di un mio progetto di lettura simile a quello che ho fatto per Fitzgerald. Di Steinbeck ho letto in questo mese La valle dell'Eden, di cui vi parlerò, e ho acquistato Furore, Uomini e topi, ma questo io ce l'avevo in casa, ma non credo neanche di averlo comprato io. Non è stato comprato al libraccio, probabilmente era in casa di qualche parente, non ho idea. Vecchissima edizione Mondadori, boh, non mi ricordo neanche, non credo neanche che fosse del 2000, lire 8000. E si tratta della luna tramontata. È il racconto di un episodio realmente accaduto della resistenza norvegese durante la Seconda Guerra Mondiale, mi pare durante la Seconda Guerra Mondiale. Il libro è stato scritto nel 1942 ed è una riflessione di Steinbeck sulla guerra e sulla resistenza. Anche questo è un librettino piccolo piccolo che intendo assolutamente rileggere perché, ripeto, me lo ricordo pochissimo. Andiamo a due libri per cui non posso parlare di una vera e propria rilettura, e sono due mattoni enormi. Uno è Questa cosa gigante di Dickens, Martin Chuzzlewit. Dickens qui dietro scrive, cioè scrive, no, non è che scrive qui dietro, Dickens scrisse in una lettera, allora, a un amico, mi pare, a John Forster. Voi sapete con altrettanta sicurezza di me che io giudico il Chuzzlewit la mia opera senza confronti migliore. Sotto infiniti aspetti, che io sono cosciente delle mie forze come mai prima d'ora, che io so che se la salute mi assisterà potrò conservare il mio posto nell'animo degli uomini presenti, anche se 50 romanzieri cominciassero a scrivere domani stesso. Qui c'è un Dickens, come avete sentito, estremamente consapevole delle proprie capacità. Perché dico che non è una vera e propria rilettura? Perché io l'ho letto fino qui. C'è ancora il segno e poi l'ho abbandonato. Uno, non era il periodo adatto per affrontare questa bestiona qua, che consta di
una valangata di pagine, 1400, no, scusate, 1300 pagine circa, e anche scritte così, Quindi uno, non ero in condizione in quel momento, due, veramente quei Dickens e Dickens alla N, che è un gran godimento per tutti coloro che amano Dickens, ma Dickens sa essere anche piuttosto greve, prolisso, descrittivissimo. È un libro, secondo me, da centellinare, è un libro da godersi proprio per godere della scrittura di Dickens. In questa edizione Adelphi, che non so se facciano più, ci sono anche delle illustrazioni e questo libro deve essere anche profondamente satirico e tagliente, come solo Dickens sapeva fare. Sempre qui dietro vi leggo, Dickens aveva avuto da principio l'intenzione di scrivere sul frontespizio: scena, la vostra casa, personaggi, voi stessi. Se ne astenne e fece bene, era una cosa troppo vera perché la sopportassero. Quindi direi che sicuramente sarà un libro che mi colpirà e al momento giusto, nell'arco del 2020, voglio leggerlo assolutamente. Altro libro che ho interrotto perché io l'ho iniziato durante il mio blocco del lettore è stato Guerra e Pace. Io sono certa al 100% perché di Tolstoi ho letto altro, compresa Anna Karenina, e perché comunque io di questo libro sono arrivata praticamente a metà. Si vede da come è piegata la copertina. Sono sicura che questo libro è meraviglioso, mi è piaciuto tantissimo fino a metà, ma l'ho abbandonato perché non era il periodo giusto e perché mi sono accorta che lo stavo rovinando, esattamente come ho rovinato Vita e Destino di Grossman, ma sono arrivata alla fine. Una volta più matura ho capito che era il momento di abbandonarlo e di riprenderlo poi. E il 2020 Nel 2020 ci sarà spazio anche per quest'altra bestia da 1400 pagine, questo sì, anzi 1500, ma che ho voglissima di leggere. Poi un altro mastodonte che ho solo consultato, ma che voglio leggere dall'inizio alla fine, se non studiare, direi, è di Judith Thurman, Una vita di Colette. Si tratta della biografia super mega dettagliata di questa, dire scrittrice, dire niente, di questa meravigliosa donna che è stata un mito del Novecento, libera di parole, indipendente di spirito, anacronistica, aliena alla rassegnazione, Colette, un mito del Novecento. La scrittrice ha anche vinto un premio, National Book Award for Biography, perché è una biografista, diciamo, e non vedo l'ora di leggere questo libro. Tra l'altro ci sono delle bellissime immagini, delle fotografie, ma proprio tante, di Colette, delle varie fasi della sua vita. Per chi non lo sapesse, Colette è una scrittrice del premio Goncourt, che ha vinto, ma prima Colette è stata un memo, un'attrice, ha avuto non so se due o tre mariti, amanti, uomini e donne, è stata una madre, ha fondato una casa cosmetica, è stata un'estetista, è stata tutto. Colette è stata tutto, ha inventato uno stile molto personale, è grande amica di Audrey Hepburn, che ha interpretato Gigi in un film tratto dal suo romanzo più famoso. Insomma, Colette era Colette. Dunque, rileggerò senza dubbio Camera d'albergo, che è un racconto meravigliosissimo, a cui dedicare una sera intera perché vi strappa l'anima. Il grano in erba. Il grano in erba è fondamentalmente un romanzo di formazione di due ragazzi, un ragazzo e una ragazza molto giovani che si formano scoprendo il sesso. Colette non le mandava a dire, era piuttosto scandalosa nei suoi scritti. E poi voglio rileggere Cherie, che non ho più perché ho prestato e non è mai più tornato indietro. A proposito di questa splendida biografia, se siete interessati, questa è la collana Le Comete di Feltrinelli. Ho controllato proprio prima di fare il video, è ancora in produzione, quindi volendo per Feltrinelli lo trovate ancora. Per restare, mia figlia sta distruggendo il salotto, ma non fa niente.
Per restare in ambito Le Comete Feltrinelli, due volumi che non so se Feltrinelli abbia ancora in produzione, credo di no, ma ci ha pensato l'Orma Editore a terminare di tradurre in italiano questa tetralogia, perché si tratta di fatto di una tetralogia di cui io ho solo i due primi volumi e che lessi 1000 anni fa. E poi attesi per nulla il seguito, perché l'Orma credo che li abbia tradotti pochi anni fa. Io questi li lessi veramente tanto tanto tempo fa. Questa senza dubbio è stata la lettura più difficile che abbia fatto nella vita. Parliamo di Uwe Johnson, I giorni e gli anni, volume 1 e volume 2. Questi non so se li leggerò nel 2021, so che li voglio rileggere perché fondamentalmente io credo di non averci capito niente. Non è uno scrittore facile, si tratta di uno scrittore intellettuale, filosofo polacco che si trasferì nella Germania dell'Ovest dopo la pubblicazione del suo primo romanzo e poi si trasferì negli Stati Uniti e poi in Inghilterra. Considerato dunque I giorni e gli anni rappresenta per invenzione narrativa e per struttura un vero e proprio genere letterario, mutuato dalla filosofia di Adorno e dagli scritti di Benjamin, un'opera che non ha confronti nella letteratura del Novecento, ed è proprio così. Fondamentalmente ci sono più piani temporali nella struttura di questo racconto, per cui noi vediamo nell'arco di 1 o 2 anni, mi pare, la vita di una donna e di sua figlia a New York alla fine degli anni 60 e dei richiami autobiografici e non solo, anche storici, alla storia della Polonia e poi della Germania, dell'Europa centrale, diciamo, dagli inizi del Novecento fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con tutto quello che ciò ha comportato. Quello che è scritto in tempo reale, cioè in tempo reale rispetto a quando scriveva lo scrittore, quindi contemporaneo a lui, fine anni 60, è scritto sotto forma di diario, no, non di diario, sono brevi capitoli che riguardano un giorno della vita di questa donna, quindi ogni capitolo è un giorno dell'anno. E segue appunto l'arco della vita di questa donna e della figlia, e poi ci sono questi richiami non sempre chiarissimi. All'inizio si fa proprio fatica ad orientarsi, e poi è un libro complesso sia per i temi sia per le conoscenze che richiede leggerlo. Insomma, non è facile, ma è estremamente stimolante. Io ricordo di aver veramente goduto nella lettura di alcune pagine, di tante pagine di questi due volumi, nonostante non l'abbia capito a fondo allora. Questi me li lascio per ultimi, diciamo, e comunque prima di ricominciarli voglio anche il seguito. Quindi prima ovviamente mi procurerò il volume conclusivo, che è bello grosso perché contiene gli ultimi due volumi di questa tetralogia, quindi quando avrò quello leggerò poi tutto insieme, se ce la farò, se ne sarò in grado. Con questo ho terminato di parlarvi delle mie riletture. Se avete voglia, scrivetemi qui sotto cosa ne pensate della rilettura in generale, se avete letto qualcuno di questi libri, se vi ho fatto venire voglia di leggerne alcuni. Io onestamente ve li consiglio tutti, dal primo all'ultimo, magari tranne questi, a parte la difficoltà a reperirli. Ma è proprio una lettura complicata e vorrei prima riaffrontarla io, prima di dirvi correte a comprarli. Ma gli altri devo dire che assolutamente sì, e vi prego, è in catalogo Adelphi, credetemi. Parlo anche a quelli a cui mai non ha convinto fino in fondo. Date una chance a questo libro perché è meraviglioso. Con questo ho davvero finito, vi ringrazio come sempre, vi mando un bacio. E alla prossima se vi va. Ciao!